Vincenzo, ho 25 anni e vengo dalla Basilicata, una regione del sud, in un piccolo paesino chiamato Rio Nero in Vulture, un bel paesino piccolino dove ci conosciamo l'uno con l'altro. All'età di 18 anni ho pensato bene di abbandonare il mio paesino per affrontare nuove esperienze, vedere come funzionava il mondo fuori dall'ambiente familiare, dall'ambiente dove gli amici ce li hai da quando sei nato, e quindi fare un'esperienza di, tra virgolette, di ricominciare da capo la tua vita. Prima di trasferirmi qui a Milano ho detto la prima esperienza da fare da maggiorenne è quella di provare cosa significa mantenersi da solo per alcuni mesi. Quindi ho pensato bene di intraprendere la carriera già a 18 anni, diciamo, come barman, facendo la stagione estiva per 3 anni. E diciamo che da lì è cambiato il mio modo di pensare, il mio modo di vivere. Questa vita era, inizialmente mi sembrava un mondo assolutamente assurdo, nel senso che abituato alla madre che stira, pulisce, fa le lavatrici, pulisce casa, la stanzetta pulita, il cibo, la spesa, quindi agevolato in tutto e per tutto, le ho praticamente cancellate da quando sono arrivato lì a Rimini per fare la prima stagione. E ho visto che avere uno stipendio proprio e quindi badare alle proprie spese, fare la spesa di casa, la lavatrice, comprare indumenti, era abbastanza difficoltoso in un primo momento, anche perché mi sono trovato davanti a un mondo abbastanza duro, gente che non conoscevo, datori di lavoro che ovviamente non conoscendomi, essendo la prima esperienza, venendo da un paesino dove il lavoro per me non sapevo cosa fosse. Poi gli orari delle stagioni sono orari devastanti, ma sono degli orari dove un ragazzo, secondo me, deve passarci su per farsi un po' le ossa nel cammino della vita. Quindi è stata un'esperienza sì dura, ma bellissima. Tornerei indietro, lo rifarei 100 volte, lo consiglio a tutti quanti, con qualunque persona con cui mi trovo a parlare, consiglio sempre di fare una stagione, perché conosci persone, cambi totalmente il tuo modo di pensare e affronti la vita per quello che è realmente. Inizialmente nel paesino ho cominciato in un pub dove facevano solamente sciottini. Ho quindi già lì a miscelare, anche se erano degli sciottini, però a creare questi bicchierini, queste miscelazioni carine anche, tipo il cervelletto, già lì mi ero innamorato di questo mondo. Già avevo capito un pochettino quello che volevo fare, ma ovviamente sono stato, tra virgolette, bloccato per decisioni universitarie. Ascolta il genitore, l'università è importante, non vai da nessuna parte senza una laurea, senza un foglio di carta. E quindi sono stato, tra virgolette, bloccato, mi sono trasferito subito a Milano, da Rimini a Milano, per iniziare questa nuova avventura di università. Gli esami andavano bene, l'università mi piaceva, il mondo universitario è anche un bel mondo, però non era fatto per me. Io sono uno di quelli che vuole stare in azione, vuole andare a contatto con la clientela, soddisfare la clientela. È quello che un po' mi ha insegnato le stagioni a Rimini, e quindi ho detto vediamo un attimino di fermarci un attimo con l'università e pensare, ora che ho l'età per farlo, a salvaguardare il mio futuro, prendere la mia passione, ovvero il bar, e farci qualcosa, farci la mia vita. Perché mi sono formato? Perché ho cominciato a vedere anche a Rimini, comunque con una clientela un pochettino più medio-alta, con richieste particolari, etichette di distillati particolari, che io, essendo non formato professionalmente, quindi non studiando etichette di distillati, procedimenti,
mi trovavo in difficoltà, mi sentivo come se fosse un esame universitario, fanno la domanda e sei lì a scena muta, quindi sei bocciato praticamente lì anche dietro un banco. E quindi ho detto, no, questa cosa qui non mi piace, voglio essere competitivo e quindi voglio comunque soddisfare la clientela con a qualunque richiesta, anche richieste assurde, però voglio vedere che dietro un banco il cliente si senta sicuro e è informato su quello che va ad assaggiare, quello che va a sentire attraverso l'olfatto. E quindi mi volevo appunto formare. Ho scelto Mixology Academy perché la decisione presa di formarmi era già stata presa da alcuni mesi. Ho fatto un pochettino di giretti nelle varie scuole e ho detto vediamo quella che più mi colpisce. Entrando nella Mixology Academy è stato già un bel colpo, cosa che ovviamente non discrimino altre accademie assolutamente, però è stato proprio l'impatto, cioè quando entri in un posto e ti senti già a casa. E non mi aspettavo che poi a lungo andare diventasse veramente una famiglia, cioè nel senso che qualunque cosa, qualunque consiglio, io in un corso di 2 mesi e mezzo, una casa in 2 mesi e mezzo, ho veramente cambiato il mio modo di nuovo di pensare, ma più che altro il modo di pensare, cambiato il modo di pensare, ho avuto un'apertura di mente proprio, cose che non immaginavo che dietro il mondo del bar esistessero determinate cose. Studi, perché comunque sia in 2 mesi e mezzo non è l'accademia che tu vai lì, ti diverti perché è bellissimo, però non viene presa come uno scherzo, viene presa appunto come un'università, come un liceo, studiando e quindi mettendo in pratica le tue capacità, riesci ad arrivare comunque, se segui bene il corso e ti impegni, riesci a comunque sia ad arrivare a un certo livello che non osi mai immaginare quando cominci questo bar, cioè il lavoro del bar. Cioè dietro un banco le persone pensano che noi bartender siamo persone che siamo delle macchine, dei robot, ma non sanno che tutto dietro, in un drink, in qualunque cosa, ma anche in una fettina di arancia, c'è un mondo, uno studio dietro che fa paura, ed è uno studio che non finisce praticamente mai, cioè ogni giorno continui su libri, innovazioni, tecniche, è un mondo che tu non finisci praticamente mai di imparare, cioè da qui ai prossimi 20, 30, 40 anni con le nuove innovazioni non smetterai mai di imparare. E questo è quello che mi ha colpito ed è quello che è stato insegnato a scuola, che è un mondo che è un mondo ampio, dove tu puoi liberarti se, nel senso, se è la tua passione e punti su questa passione qui, puoi gestirtela come meglio credi. Arrivi a livelli, conosci nuove tecniche e dici ma veramente esistono queste cose in un drink? E quindi diciamo che nella scuola, nell'accademia, attraverso i trainer, che comunque sia gente professionalmente che, fatemi passare il termine, che fa paura per le conoscenze che hanno, e è stata veramente una scelta perfetta, nel senso che è stato proprio il primo impatto quando dici sì, è qui che devo stare, è qui che devo fare il corso, ed è stato veramente un bel colpo seguire questa accademia. Il nostro mondo è un mondo che non finiamo mai di imparare, quindi con nuovi corsi, con nuove tipologie, nuovi distillati che escono continuamente ogni mese, quindi continuando a studiare, io in questo mondo chi si ferma è proprio perso. Perché comunque sia ci sarà sempre un altro bartender che ne saprà più di te, che comunque sia devi stare comunque sia al passo con gli studi. Quindi io, come sto facendo tuttora, una masterclass, nuove innovazioni, corsi, degustazioni, corsi un pochettino più avanzati, sono tutti quelli che cercherò di fare piano piano con il tempo. Primo lavoro formato, sono entrato qui sui Navigli, in questo locale. Rispetto all'esperienza che avevo fatto a Rimini, sapevo cosa fare.
cioè, sapevo come soddisfare il cliente, sapevo la ricetta, sapevo, cioè, non avevo la paura che il cliente si lamentasse di un drink fatto dalle mie mani, cosa che capitava spessissimo. Arrivi, non sai la ricetta, metti un pochettino più di whisky, meno Campari, meno vermouth, e quindi ti esce una bella schifezza. Invece qui avevo la consapevolezza che ogni drink che usciva, seguendo alla perfezione tutte le tecniche studiate, non avevo l'ansia di avere delle lamentele. E questa è stata la prima cosa che mi ha colpito personalmente, vedere che comunque sia la gente apprezzava in primis lo studio che è stato fatto per un drink. Poi a me piaceva tantissimo raccontare la storia del drink, come viene fatto, perché ogni drink a sé ha una storia. La cosa che mi piace di più è la creazione, nel senso che ogni giorno ho talmente tanta voglia di imparare e provare cose nuove, nuove ricette, nuovi distillati. È una cosa che in questo lavoro ti serve, perché se no non riesci a lavorare come bartender. Perché il nostro mondo non è fatto solo di 9-10 ore di battaglia con la testa chinata, è un modo di conoscersi ogni giorno personalmente sempre di più. Quindi ogni tanto, quando mi ritrovo a fare un drink particolare che non avevo inventato al momento, mi ritrovo basito anche io per dire: ah, è uscito così bene, inventato al momento. E questo è il bello, perché dici, ogni giorno escono fuori tante cose nuove, ed è un mondo che comunque sia ti permette di poterlo fare. Qui al lavoro mi piace perché, grazie comunque sia ai miei datori di lavoro che mi hanno permesso, tra virgolette, di lasciarmi libero, fare il mio lavoro liberamente, anche perché mi hanno mostrato tanta fiducia. Quindi è difficile al giorno d'oggi, in un locale in nuova apertura, dare fiducia a un ragazzo di 25 anni, perché va bene tutto, l'età è 25 anni e ne avrò ancora di esperienze da fare. Però la cosa che mi ha colpito è questa: dandomi la fiducia a 25 anni e sapendo che potevo fare uscire fuori tutte le mie doti possibili, le mie capacità. Piano piano comunque stanno fuori uscendo, e speriamo che continui così. Ogni bartender sa che il nostro lavoro è duro, faticoso sia a livello fisico, perché stando in piedi 9-10 ore con capo chinato è dura, ma la cosa bella è che a fine serata, anche se hai dolori ovunque, alle braccia, alle gambe, torni a casa che sei soddisfatto, perché in primis hai soddisfatto la clientela, ti sei beccato i complimenti di drink inventati al momento e sai che la serata è andata bene, puoi essere solo che contento. Con il resto dello staff siamo tutti ragazzi, ragazzi giovani, dove collaboriamo, dove ci confrontiamo giorno per giorno, e in eventi particolari comunque sia ci adoperiamo affinché vada tutto liscio, senza problemi, senza lamentele, perché questo è lo scopo fondamentalmente di un locale, nell'organizzarsi per non far mancare nulla al cliente. E quindi noi cerchiamo in ogni evento, in ogni cena aziendale, in ogni particolare evento, di non far mancare nulla praticamente al cliente. E diciamo che abbiamo avuto inizialmente una clientela, tuttora anche oggi, di turismo, una clientela ad alto livello di turismo da ogni parte del mondo, dove comunque sia anche il turista che magari non ha conoscenza delle nostre tecniche di cucina, tecniche di drink italiane, apprezzano tantissimo. Stiamo cercando comunque di avere una clientela, non dico standard, ma puntare al cliente. A me piace quando un cliente arriva e ti dice: buonissimo, io ritornerò solo per questo. Per il momento non sto avanzando per quanto riguarda una drink list particolare, perché il turista magari non riesce ad integrare bene, a capire determinati ingredienti, e magari è lì a guardare la drink list un momento spiazzato.
E quindi è un discorso che ho inserito degli classici drink internazionali che comunque sia il cinese, il giapponese conosce alla perfezione, eseguiti in una maniera perfetta, seguendo le ricette, seguendo le tecniche, ho puntato maggiormente su quello. Ovviamente quando mi arriva il cliente che mi ritorna o anche i proprietari, lo staff eccetera eccetera, allora lì sprigiono l'inventiva o ci sono delle tavolate particolari, perché capita quasi ogni settimana la domanda bartender fai tu, è lì che ti comincia il bello del lavoro e quindi sei lì a inventare e stupire il cliente. La scelta della vita di bartender è una scelta bella impegnativa, perché quando scegli questa vita qui sei consapevole che hai dei sacrifici da fare. Sacrifici che comunque sia non sono dei sacrifici adesso, chissà quali sacrifici, però il venerdì e sabato non hai la possibilità di uscire. Quindi sono scelte che quando cominci questo lavoro devi essere consapevole di portarle avanti. Quindi diciamo che la mia vita è cambiata per quanto riguarda a livello, non dico neanche sociale, ma a livello voglio impegnare tutto me stesso nel lavoro. Che è vero che a lungo andare magari impazzisci, però per il momento, fin quanto posso e l'età me lo permette, mi concentro maggiormente tutto sul lavoro. L'unica nota negativa è lasciare la propria famiglia, comunque sia per 18 anni stare in un ambiente familiare con amici già segnati e mollare tutto dall'oggi al domani, è quella l'unica nota negativa di questa scelta. Però si sa, se vuoi avanzare, se vuoi far carriera e vuoi crescere personalmente, queste scelte devono essere fatte. Lo farei altre mille volte, perché comunque sia, come ho detto prima, sono scelte che ti comportano dei cambiamenti di vita. E quindi cambiando la tua vita devi essere consapevole a cosa vai incontro. Quindi scegli di abbandonare un attimino il divertimento, abbandoni un attimino la famiglia, ti dedichi con tutto il cuore e tutta la passione che hai per questo mondo sul lavoro. E lo confermerò sempre, perché al di là di tutti i sacrifici, dove qualunque lavoro, non sto dicendo che solo il nostro lavoro comporta sacrifici, ma qualunque lavoro comporta sempre dei sacrifici. Il nostro mondo però ha l'eccellenza che ti diverti anche, ed è questo che contraddistingue lavori agli altri lavori, e questa è la scelta che ho fatto io di barman, perché facendo il barman guadagni e in più ti diverti ogni sera, sei lì che torni a casa con il sorriso. Progetti per il futuro: per il momento voglio specializzarmi giorno per giorno per arrivare a un livello altissimo di conoscenze, cosa che voglio, perché non voglio comportarmi a trovarmi in difficoltà in un ambiente di lavoro, a essere spiazzato un attimino da un altro bartender o altro, voglio essere sempre competitivo. Da adesso ai 5 anni, quindi il mio progetto è quello di studiare, ma non da oggi a 5 anni, nel corso di tutta la vita. Voglio fare dei piccoli passettini, esperienze, nuove conoscenze, nuovi posti, questo è il mio progetto. Voglio, da 25 ai 30 anni voglio girare, voglio conoscere, perché ogni posto sappiamo tutti quanti che è diverso a sé, quindi in ogni posto dove vai conosci, impari cose nuove in ogni locale dove vai.